Ragazzi, fila merda. Buongiorno. È cominciata la settimana. Buongiornissimo. Caffè. È cominciata la settimana, vi dico soltanto: dieta, fada, dieta. Che cazzo succede? Mi prepara il pollo, Fede Vara, poverina, che lei la sera rimane fino a tardi. L'ho messo qua sul tavolino, sa magna. Guardavo Montemagno. Montemagno. Tutto per terra. Non ne mangio più un cazzo. Tutto per terra, sono incazzato, nero, nero quasi, nerone. Come? Nerone. Nerone contro le donne. Nerone contro le donne e i suoi insulti sessisti, ti ricordi? Faceva pure ragione secondo me quella volta lì. Comunque, video sigla! Io c'ho la video sigla, perché sì. Comunque c'ho anche un video. Raga, abbiamo intenzione di fare le sigle personalizzate. Sì, anche queste... le sighe personalizzate. Sighe personalizzate, sì. Con scritto Arcade Boys, non fumare. Sì, però. Non, il fumo fa male, comunque cazzi tuoi. Bene, allora. Se muori non gli hai fatto un cazzo a nessuno. Io, adesso che sono tempi non sospetti, volevo lanciare un appello. Non ti ho... perché prima se la dici no, minchia, fare beneficenza, cose del genere. No, visto che sono tempi non sospetti, che non la sta più facendo nessuno, perché nessuno ha più bisogno di promozione con quella cosa, i soldi mai per beneficenza. Prendete, aiutate, mandate aiuti umanitari, mandate gli aiuti alle persone tramite vestiti, cibo, medicine, genere. Quello che ne avete in casa, che non utilizzate, le robe buone però, non la roba, perché sennò c'è hanno forza. Della dignità anche le persone cui dicevano le cose. Andate alla Caritas, andate ai centri di raccolta vicino a casa vostra, informatevi, è importantissimo. Mi è venuto in mente perché Fede ha fatto i sacchi da portare appunto. Ah, l'umana. A proposito di casi umani, Nerone, è importantissimo se avete delle cose che non utilizzate più, anche nuove, che non volete mettere, vi ha regalato una camicia, tipo, la mamma. Se Nerone vi ha regalato una maglia, potete fare 15 magliette per dei bambini africani. E mi raccomando, informatevi vicino a casa vostra per chi fa appunto queste cose e la distribuzione. Non soldi, ragazzi. Quello non mai. Servono. Vai! Allora, Nerone è più forte di me, featuring Jake La Furia, ma che sta succedendo? Chi è che fa casino? Sbatte la porta urlando. Skater. No, mi sa che è una carrucola con del... Ho capito. Vai! Via! Più forte di me, Nerone. Insomma, ma la base cos'è? Trap? Che bello rap, ragazzi. Ma era milionardo quello? No, c'è l'Azza. Tiene dei ciccioni in tuta la ginnastica come se facessero dello sport. Ci veste meglio. Un po' piagnona. No, in realtà è... Guarda lo sbirro nero che sta picchiando il ragazzino bianco. Bravo. No. Ma vai a far culo tu e lui, questo rap melodico di merda. Quanti ne sentite di merda? Morti. Uno è quello di questi. No, cerca di andare in altissimo, è strozzato, dai, cos'è sta roba? Tocca le corde di nitro qua. Ecco, in pratica è bello. Sì. Dozzinale, Dozzinale. Certo. Con lui sempre lì, C'è anche una ragazza vestita anni 80. Contornatini prepotenti. Boh, è sempre il miglior rapper di Milano. Guarda che sono gli amici tuoi che si fanno burlon fighi, amico mio. Però sto melodico che non ce la fa. Sì, ma le parole sono... È bello anche incazzato, mi piace, la forza. Oh. Allora, alla fine era tutto uno scherzo. Speriamo a Dio. No, non era uno scherzo. Allora, a me mi è piaciuto sto giro Nerone. No, mi piace Nerone. No, Nerone ci piace. Turo è fratomo, ci piace. Io lo dico sempre. Puoi anche non essere bravo a fare il rap, e non è questo il caso. Ma se c'hai l'attitudine, il rap è attitudine. Non ci sono cazzi. Il rap è attitudine. Quindi, se c'hai la fotta, si sente, poi prima o poi esce. Bravo. Anche se fai tre strofe de merda, la quarta, la fotta, se ce la esce, comunque traspare. È per questo che il ritornello, ok, non mi piace a livello musicale. Se devo fare il criticone, non ti piace il timbro, non mi piace se voglio fare il criticone, ma il ritornello fatto da lui è una sperimentazione per prima cosa, e quindi io sono sempre aperto alle sperimentazioni, anche quando anche non piacciono a te, anche quelle genetiche, quello fare dei gargoyle con delle anguille, degli squali, bravo, perché c'hanno dei leopardi. Sì, questo ragazzi non ne sapete, se non sapete le cose andatevi a cercare i gargoyle. Però il pezzo è figo. Adesso leggiamo il testo. Comunque, okay. Jake, tu mi hai detto meglio di Nerone. No, Nerone secondo me non dobbiamo metterli, non si possono mettere in Jake è entrato col suo freestyle da Jake La Furia. Minchia, erano tornati i Cat Dog in quel momento. Sì, ma non ha sfigurato un cazzo Nerone. No, appunto, ho detto. Hai capito il discorso?
discorso. Non si può mettere a paragone. Stiamo parlando di lui. Non sei su. Allora, Nerone, sai perché non sei sul Teen Trap? Perché sei chiat. Tu ti devi smagrire e poi avrai la tua foto di fianco a Sfera Ebbasta, di cui hai tanto criticato l'outfit e, lo, e l'attitudine nei tuoi pezzi. Però c'è noi Snarkos, che vedi, lui fa tutto l'arcolone, però è sicco e quindi ci sta. Lo mettono su. Va bene. Però a parte questo, comprate a vostra figlia di 12 anni l'album di Noise, perché comunque è consigliato alle bambine. No, ho capito. Dicevo, non si può mettere a paragone Jake e... anche perché non serve. C'è un pezzo talmente personale, perché poi alla fine nell'album Max noi gli abbiamo detto, minchia, ma mo gli abbiamo detto quando era qua in live, non è che abbiamo sparlato. Fa, minchia, hai chiamato l'album Max, però c'è un featuring con tutti, allora dovevi fare come Diluvio, che hai fatto Just Fit, non Max. Però in questa canzone, che è una delle più fighe che ho sentito di Nerone, ha fatto bene a fare il featuring con Jake La Furia, perché comunque è un modo per farla sentire a più persone, ed è una canzone che secondo me è giusto che la sentano più persone possibili. Non so se adesso il pubblico di Jake La Furia sia il pubblico rap. Adesso ci gli piacciono i culi, gli piace che tu erchi. Quello sempre. Allora, strofa 1, Nerone. Posso leggerlo io? No. Buffo, non credi? Questi addosso come cimici sono i miei nemici. E almeno più odiano e più sono veri. Figo. Quindi è proprio vero. E c'è la l'attitudine del farsi odiare lui, attenzione. Come noi. Guarda i nostri problemi. Cerchiamo i soldi in mezzo ai sordi, in mezzo ai sorci, in mezzo ai ciechi. Dramma subito e costante. Nessuno sa e nessuno parla d'arte. Bello. Tranne gli Arcade Boy. No, non puoi parlare d'arte perché tu sei un critico. Però non sono un fascista. Critico, io sono un criticone. Sei un fascista. Molto fascista. Mandi cancro. Mando cancro ai bambini perché la ricerca ha ancora bisogno delle nostre donazioni. Mandiamo un cancro ai bambini in modo che si possa continuare a ricercare. Satira. Allora, bisogna farla parte. Il pubblico votante si sceglie a caso presidente o partner. E poi per noi stronzi niente valzer. Mischiano le carte e si riparte. Bene. Gente, come dal niente per chi ha fatto niente, come chi è fatto sempre. Io punto in alto per cacciare il male dal mio basso ventre. Botto di male lui sì, sì. Basso ventre. Tu sciacquati la bocca, tanto un verde. Una di queste passo solo per un saluto e nient'altro. Tanto il rap ti ha già chiuso e tu sei uscito pazzo. Il rap poteva darci tanto e in effetti l'ha fatto. Scemo tu che non ci hai preso un cazzo. Questo è molto importante, molto bello, cazzo. Uno delle frasi più belle che ha scritto. Cioè, il rap poteva darci tanto, ma non a livello economico. No, tutto, può essere dato qualsiasi cosa. Ci ha dato però tanto. Però sei stronzo tu che alla fine non l'hai preso. Non hai capito un cazzo e l'hai stravolto. Però il ritornello dai, penso sempre di impazzire, è più forte di me. No, invece il ritornello c'è da analizzarlo, perché dice: qua c'è chi riesce a dormire, è già più forte di me. Però me devi fare in quel falsetto con quel. Ho una voglia di sparire che è più forte di me. No, ti prego, no. Sei quasi più fastidioso di me. Sì, perché faccio anche mezzo nigga. Guardo che allo specchio e non vedi chi è. Il mostro che ti porti dentro è più forte di te. Se non fosse che nessuno qui è più forte di me, cazzo, che te fai. Quanta fatica solo per dire mamma, se ce l'ho fatta è perché ho messo la faccia. Okay. Solo che come non so, era più forte di me. Potrei lasciarvi pensare che sono matto, che ho rinunciato per non restare a un patto. Ma come ho fatto non so, so che è più forte di me. Però patto matto proprio brutto. Patto matto poteva dire anche gatto. Sì, secondo me. Punto, e non dire gatto, cazzo palazzo, ma no, gatto matto. Snob or rap lo faccio apposta, perché mi piace farlo male. Questo è riferimento al suo fatto che sta facendo altra roba e non rap. Esatto, perché mi piace farlo male, dozzinale che entri in culo come una supposta. Ma quindi, allora, secondo te è lo Sfera Ebbasta, e dico Sfera per dire un trapper generico, che fa rap male, dozzinale, che però ti entra in culo come una supposta della serie, che però è catch e ritorno, certo, e quindi ti resta. Certo. Quindi non è Jack La Furia la supposta. È un parallelismo a un qualsiasi tipo di rap. Adesso vediamo, però, leggendo il testo. E poi dice, no, per quello dico, perché poi dice: ah, voglio che vieni a dirmi cazzo scrivi. Ah. Ma in fondo lo sai che eravamo meglio e più cattivi. Certo. E bisciu, cazzo. Il mio fra beve una birra calda e sbocca. Fammi scendere la bamba, ficcami la calda in bocca. I boschi sotto la scocca. La scocca, non chiedetemi cosa sia, è un gergo da milanese e mandrino. La scocca del motorino? O se intanto è, o ne hai quel motorino dove tu boschi la roba se parli con Jake. Quindi, living la vita loca. Rivestimenti esterni e carrozzeria veicolo, ecco, ok. Beh. I frati adorano Jake e ci crivellano chi lo tocca. Mamma mia. Eh sì, sono i fanboy, no? Che poi sotto hai detto che Jake è ciccio. E frate, non puoi parlare di stile se non mi nomini. Giovani di oggi scopano tanto, però fra uomini. Omofobo! Evidentemente è una cozzaglia di cose messe lì che stanno bene. Beh, un freestyleone. Fai segno della croce, al contrario nel mio anno domini. Rimo con la sinistra e ti gira tanto che vomiti. Porto canditi a sti bambini banditi. I bambini banditi, che sono tutti malandrini a 14 anni. Che non sanno più un cazzo di boom check e boom dighi. Pensano solo a farsi Vuitton e Burlon fighi. E strisciano per sempre le Jordan con i lombrichi. Io... ti ho detto che era meglio Nero nel suo giro, però è il flow di Jake. Ti voglio bene. Quando parte col flow sei ammaliato da tanta megalodontità. Allora, fare una citazione Bundabash. No, allora. E poi è sempre lui l'ha detto, certo. Megalodonti. Il discorso è che il pezzo è figo, il testo è figo,
ci vedo sempre tantissima retorica, ma no, è un freestylone. No, ma la retorica a sto giro, allora, sai perché? Con Jake, un sacco. Jake, che cazzo ne frega. Però Nerone, però è tornato da un periodo di merda, si vede quando l'ha scritto . E si sente che non è retorica. No, infatti si sente che è proprio sentito. E poi mi sto dicendo di Nerone. Nerone, cazzo, qua. Vabbè, ma mica Jake Furia ha fatto un freestyle, ma che cazzo ne frega te. Metti però te. Ci sta, cioè, sì. Comunque mi piace perché ha dato la foto. Ma ha anche senso, perché dici, ok, mi hai messo nel featuring perché per dare tono. Boh, ti do il mio tono. Tanto deve sentire te il tuo conscious. Certo. A me deve sentire solo le smargiate. Sì, diciamo che. È giusto, è giusto. Passa in secondo piano, non per il flow, perché comunque ha spaccato. No, è giusto che passi in secondo piano come testo, perché il testo di Nerone era quello conscious. Più conscious. Va bene, anche perché è un pezzo suo. Quindi Nerone sta dieta della. Che cosa vuoi fare? La Duca? Ho fatto la Duca, ma non serve. Tu puoi fare la dieta, quella dei 1000 calci di Chun-Li. Sì. E comunque. Yatta! Così comunque. Poi finisci su qua di fianco al Polo, che sono massicchi. Oh, non ce n'è uno ciccione, eh? Impressionante. C'è proprio questa discriminazione per i sex symbol dei ciccioni con la barba, magari. Bear, tipo te, Nerone e Jake. Pensa. Però se alle ragazzine, guarda che credo che sia semplicemente un privilegio. Un privilegio, però se noi ci impariamo le ragazzine che è fregno solo Gali, e poi si fidanzano con i marocchini e finiscono tossicodipendenti, che tanto è un marocchino, quello è spacciatore, lo si sa, è proprio il binomio perfetto. Non va bene. Ricordatevi che la solitudine è il privilegio di non far parte di un branco di merde. O di girate con Boston, so che faccia. Posso chiudere? Sì.